C'era una domanda così che mi viene in mente proprio relativa a quest'ultima cosa. Proprio ultimamente c'è stato un grandissimo fermento nella scena musicale indipendente che è stata poi portata avanti da Manuel Agnelli con la proposta del Paese Reale. Cioè, questa come può essere interpretata come, diciamo, l'ultima speranza per un paese che, per quanto riguarda le proposte musicali, si sta adagiando su un qualcosa che di già sentito Ma oppure può essere un buon punto di guarda, partenza? io con tutto col tanto rispetto che ho per Manuel, insomma, credo che quella sia una buona operazione, ma non si è toccata sana di nulla. Cioè, nel senso che non ha spostato assolutamente alcun equilibrio. Cioè, mi sembra un dato, no? Quello. Credo che invece gli episodi come il Tora Tora potessero essere un qualcosa che andava a incidere un po' di più sul territorio. Cioè, un festival dove presentavi gente che suonava davvero e lo portavi nei posti dove bisogna portarlo. Forse bisogna, beh, insomma, un festival che è andato avanti per molto tempo, forse bisognava ripensare la forma, ma io credo che ancora sia quello il tasto su cui battere. Cioè, è vero, tu puoi andare a suonare Sanremo, però non so quanto possa servire. Cioè, me lo chiedo davvero, cosa serve andare a Sanremo? Cioè, quello è il terreno di battaglia, nel senso, per farsi sentire, secondo me bisogna trovarne degli altri. Poi qualcuno mi, cioè qualcuno, per esempio Manuel potrebbe dirmi trovali tu, io faccio fatica a trovarli, perché devo pensare a tirare a campare durante la settimana, però cioè, secondo me non è quello, cioè, bisognerebbe ricreare un contesto, appunto, che favorisca, e questo penso per esempio a tanti media. Cioè, quel ruolo che potrebbero giocare alcuni media, penso dei giornali come La Repubblica, penso del gruppo L'Espresso, tanti giornali potrebbero giocare un ruolo che non è la vetrina, la solita vetrina, l'operazione rifacciamo Woodstock, cioè quelle robe lì non mi piacciono e credo che. E non si tratta neanche di far diventare tutte le volte dipingere un artista come una nuova star, un nuovo genio, cioè secondo me anche quello è poco rispettoso nei confronti di un artista, cioè bisogna mica far quello. Bisogna dare l'opportunità di parlare, lasciar parlare la gente, lasciar parlare la musica, che fanno quelle persone qua più che le persone, lasciar parlare la musica, insomma, portarla a più persone possibile. E forse, appunto, ci sono portali di quotidiani che potrebbero svolgere un altro compito, ma qua la riflessione è la musica live, musica rock indipendente, come fare, come stare assieme così, ha un senso, ha un valore, se decidiamo che ha un valore, allora bisogna fare operazioni diverse, quella di Sanremo secondo me a perdere. E adesso invece parliamo proprio dei Giardini di Mirò, quest'ultimo CD, Il Fuoco, diciamo, in una qualche maniera può essere inteso come un vero e proprio concept album, proprio perché già si parte da una tracklist in cui viene, diciamo, già dalla presa in visione della tracklist, uno quasi ha l'idea di una metafora tra il fuoco. Diciamo in una qualche maniera un qualcosa che è in divenire e quindi diciamo possiamo anche iscriverci diciamo la vita appunto partendo dalla favilla, la vampata e le ceneri. Ecco, diciamo innanzitutto come potresti descrivere questo CD? Quali sono state, diciamo cosa vi proponete voi come Giardini Mirò? Beh, ti rispondo dalla fine, insomma, noi abbiamo fatto il fuoco perché abbiamo avuto l'opportunità e lo stimolo di lavorare su questa pellicola da parte del Museo Nazionale del Cinema. Quindi siamo partiti così, lavorando a questa sonorizzazione, cambiando anche un po' il nostro setup classico, strumentazione, roba, abbiamo lavorato anche in modo differente. Beh, questo ci ha portato, insomma, ad avere in mano questi 50 minuti di musica che ci hanno appassionato molto. Col tempo l'abbiamo suonata più volte. Ritardando l'uscita del DVD che dovrebbe contenere film e musica che ci sarà in un futuro, però sai anche il nostro futuro, insomma noi volevamo concretizzare, ci tenevamo troppo a questa musica e abbiamo deciso di metterla su un CD, quindi dando lo spazio proprio anche alla musica. Che è il nostro primo album strumentale alla fine, abbiamo fatto qualche singolo strumentale, ma sono stati considerati per lungo tempo un gruppo strumentale così, ma di album interamente strumentali, album non avevamo mai fatti, questo è il primo, quindi. Perché poi portare in giro un concerto come quello che faremo anche stasera, ovvero la sonorizzazione che dura 50 minuti, poi dopo altri pezzi suonati invece con la formazione classica. Ma anche perché secondo me a un certo punto noi sono 12 anni che facciamo locali e c'era voglia anche di provare a fare qualcosa di diverso. Questo album c'è, io credo che possa essere interessante ed esce un po' dalla solita dinamica del concerto classico. E allora niente, volevamo provare a fare questa cosa, so, bisogna pur divertirsi, no? Bisogna continuare a divertirsi e provare a fare cose nuove, sapendo anche si può prigliare qualche critica, perché non è proprio il concerto rock classico, però caro mio, se tutti facessimo sempre.